Buongiorno Davido, e parliamo anche un po' di una parte del mercato che affrontiamo poco, cioè la Cina. Ovviamente il flusso delle news riguarda molto più spesso quello che sta intorno e vicino a noi e poco tutto ciò che viene da Oriente, anche perché diciamo non è che escano chissà quante notizie croccanti, ma negli ultimi 2 giorni ce ne sono state due che riguardano il gigante IT Alibaba. La prima riguarda il cofondatore di Alibaba, Jack Ma, che è riapparso in pubblico dopo un anno in cui sostanzialmente non si avevano sue notizie, era sparito dopo che le autorità cinesi avevano ordinato di rimuovere il browser di Alibaba dagli app store del paese, multato la società per pratiche anticoncorrenziali e bloccato la quotazione pubblica sul mercato azionario di Ant Group, società fintech affiliata e sempre fondata da Ma. Jack Ma, nato in Cina nella provincia dello Zhejiang, è uno degli uomini più ricchi del mondo e iniziò la sua carriera come insegnante di inglese dopo essersi laureato nel 1988. Di ritorno da un viaggio negli Stati Uniti nel 1995, dove scoprì internet, fondò China Pages, una specie di pagine gialle online, il primo del suo genere nel suo paese, e poi nel 99 lanciò Alibaba.com, che era una piattaforma B2B che metteva in contatto imprenditori cinesi con compratori internazionali, una sorta di mercato virtuale dove chiunque potesse vendere o comprare qualsiasi cosa. Alibaba.com crebbe rapidamente e fu finanziato da importanti investitori internazionali come Goldman Sachs, SoftBank e Yahoo, e nel 2003 lanciò Taobao.com, che era un competitor di eBay in Cina, dove i venditori potevano aprire negozi online e i compratori potevano pagare con Alipay, che era un sistema di pagamento creato sempre da Alibaba attraverso l'affiliata Ant Group. Taobao divenne presto leader del mercato e-commerce in Cina e eBay si ritirò dal paese nel 2006. Poi nel 2008 Alibaba lanciò Tmall.com, una piattaforma di e-commerce B2B che ospitava i marchi più famosi del mondo e divenne presto leader di mercato con una quota di oltre il 50%. E infine, nel 2014, Alibaba fece la sua storica IPO, cioè la quotazione alla borsa di New York, raccogliendo 25 miliardi di dollari, diventando così la più grande offerta pubblica iniziale della storia. Vedete quindi com'è sfaccettata la composizione di Alibaba, e non è finita qui, perché con Alibaba Group Jack Ma diversificò in altri ambiti. Abbiamo appunto citato Ant Group e Alipay, ma ci sono anche Alibaba Cloud, che è leader del mercato cloud in Cina, Youku Tudou, che non so se si pronuncia così, che comunque è il primo sito di video streaming cinese, e poi Alibaba Pictures per le produzioni cinematografiche, Kainiao Network per la logistica e Alibaba Foundation per i progetti sociali e educativi. Jack Ma quindi, dopo lo scontro col governo cinese, si era ritirato dalle scene, alimentando ovviamente le voci più disparate, ma si è rivisto ieri in una scuola a Hangzhou a parlare di ChatGPT e le tecnologie di IA generative e le sfide che queste portano all'educazione, insieme però alle opportunità per la soluzione dei nostri problemi. E quasi contemporaneamente Alibaba ha rilasciato un comunicato in cui rivela la decisione di dividersi in 6 entità distinte, ognuna destinata a controllare un settore specifico del suo enorme business. Ognuno di questi gruppi sarà libero di raccogliere investimenti esterni e potenzialmente di quotarsi in borsa, e l'attuale CEO di Alibaba, Daniel Zhang, guiderà il Cloud Intelligence Group, che è quello che a noi interessa di più perché include Alibaba Cloud, DingTalk, la piattaforma collaborativa per aziende, e i prodotti di intelligenza artificiale. Alibaba Cloud è già uno dei primi 3 cloud vendor nel sud-est asiatico e ha già 15 regions fuori dalla Cina, che sono una in più di quelle interne. Gli altri gruppi che emergeranno dallo split sono Taobao Tmall Business Group per l'e-commerce, Local Services Group per i servizi di mapping, poi Global Digital Business Group, che incorpora Alibaba.com, AliExpress e altri brand di e-commerce, e infine Kainiao Smart Logistics e Digital Media e Entertainment Group. L'unico gruppo che rimarrà totalmente controllato da Alibaba sarà Taobao, mentre gli altri avranno un loro board e potenzialmente i propri investitori. E questo nuovo assetto piacerà sia al governo cinese, che potrà dire di aver ridotto il monopolio di Alibaba, sia ai mercati, e infatti il valore del gruppo dopo la news è aumentato del 14%. Ed era tutto per questo excursus nel mercato cinese, spero l'abbiate trovato interessante. Oggi, mi raccomando, è uscito un nuovo episodio di Continuous Delivery con i meravigliosi ragazzi di Schrödinger Rat, e niente, ho finito. Alla prossima, ciao!